A volte, quando si utilizzano i servizi hosting di Aruba, può essere necessario modificare le impostazioni DNS del dominio. In questo video ti mostrerò alcuni esempi di configurazione per le situazioni più diffuse. Per farlo, accedi al pannello di gestione DNS del dominio tramite l'indirizzo admin.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci il tuo username @aruba.it, la relativa password, il codice di controllo mostrato nell'immagine e accedi. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il nome del dominio che vuoi gestire, altrimenti l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Procedendo dal menu di sinistra, seleziona la voce Dominio e dalla sezione Gestione DNS e Name Server clicca su Gestisci DNS. Una volta avvenuto l'accesso al pannello, individua e apri la sezione relativa al record di tuo interesse. Il primo caso, il più comune, è indicizzare il dominio, inserendo i record di verifica forniti dai motori di ricerca. I motori di ricerca, come per esempio Google o Microsoft Bing, richiedono l'inserimento di particolari record di verifica, di solito di tipo TXT o CNAME. In questo video ti mostrerò come esempio l'inserimento di un record TXT, ma la procedura è uguale per tutti gli altri record. Quindi clicca Gestisci e dalla sezione Aggiungi record TXT. Se intendi inserire un SPF o il TXT per la verifica di Google, Microsoft 365 o altro ancora, il campo Host devi lasciarlo vuoto. Se invece vuoi inserire un record DKIM o DMARC, il campo Host dovrai valorizzarlo con il nome dell'host comunicato dal fornitore. Nel campo Valore devi inserire la stringa che desideri, che potrà essere un SPF, un codice di verifica, o una chiave, come nel caso di record DKIM e DMARC. Poi verifica che non siano presenti spazi vuoti all'inizio o alla fine della stringa inserita. E per concludere clicca su Prosegui, in fondo alla pagina. Infine, salva configurazione. Il secondo caso più comune è impostare il puntamento del www del dominio verso un server esterno o verso un server dedicato di Aruba. Per farlo, devi verificare che sia presente un unico record di tipo A, con il campo host vuoto e il campo indirizzo IPv4 con l'indirizzo IP pubblico del server esterno o del server dedicato che ospita il sito web. E poi un unico record, che potrà essere in A o in CNAME, a seconda della configurazione del proprio server esterno o server dedicato di Aruba. Se il record è A, devi inserire nel campo host il www e nel campo indirizzo IPv4 l'indirizzo IP pubblico del server esterno o del server dedicato di Aruba che ospita il sito web. In alternativa, se il record è CNAME, devi inserire nel campo host sempre il www e nel campo nome CNAME l'host associato al server esterno o al server dedicato di Aruba verso cui reindirizzare. Devi sapere che se un nome host è impostato come record CNAME, lo stesso non potrà essere anche in A. Per ottenere la configurazione appena descritta, potrebbe essere necessario aggiungere, modificare o cancellare i record dell'attuale configurazione DNS. Per maggiori informazioni a riguardo, ti suggerisco di consultare il tutorial dedicato. Se invece devi reindirizzare il dominio www.nomedominio.estensione verso un server associato a un IP esterno, devi creare il tuo sito web sul server identificato dall'IP esterno. Quindi, devi gestire i record del dominio, accertandoti di eliminare eventuali altri host vuoti se presenti. E devi accertarti anche che ci sia un unico record di tipo A, con il campo host vuoto e il campo indirizzo IPv4 con l'IP esterno, che in questo video identificheremo come IP 123.123.123.123, e poi un unico record, sempre di tipo A, inserendo nel campo host il www e nel campo indirizzo IPv4 l'IP esterno. Clicca su Prosegui in fondo alla pagina e poi su Salva configurazione. Il terzo caso più comune è creare un host aggiuntivo al dominio che punti all'esterno. Per farlo devi cliccare su Gestisci, presente nella sezione relativa alla tipologia di record più adatta alle tue esigenze, a scelta tra record A, record CNAME o record AAAA, e specifica l'host ed il valore relativi al sito web o al server verso cui desideri reindirizzare. In caso di inserimento di un IP esterno in A-name su host vuoto, gli altri eventuali IP di default Aruba devono essere cancellati. E in caso di inserimento di host aggiuntivi non devono essere presenti omonimi di terzo livello attivi. Il quarto caso più comune è gestire le email su server di posta esterni. Ci sono due modi per gestire le email sul server di posta diversi da quelli di Aruba, utilizzando name server esterni. In questo modo la posta viene automaticamente gestita dai server esterni legati ai name server impostati, oppure utilizzando name server di Aruba. In questo caso devono essere impostati gli MX esterni verso cui far puntare la posta. Per maggiori informazioni su entrambe le procedure ti suggerisco di consultare il tutorial dedicato.
L'ultimo caso più comune è inserire un record SPF. Per farlo devi cliccare sul pulsante Gestisci, presente nella sezione Record TXT. A questo punto il campo Host devi lasciarlo vuoto e nel campo Valore devi inserire la stringa SPF. Infine, verifica che non siano presenti spazi vuoti all'inizio o alla fine della stringa inserita. E per concludere, clicca su Prosegui in fondo alla pagina e infine su Salva configurazione.